Una cosa, quando si nominano tendenzialmente i commissari straordinari, proprio perché sono commissari, proprio perché sono straordinari, hanno poteri straordinari, nel senso che nel rispetto ovviamente delle leggi, nel rispetto dei limiti normativi che vengono imposti, ovviamente il commissario straordinario ha la possibilità di poter emettere ad esempio ordinanze in situazioni particolari, ripeto, sempre nel rispetto della normativa. Ecco, c'è l'impressione da quello che emerge che non tanto Curcio quanto in modo particolare il commissario Errani sia un po' fermo, si contestano alcune ordinanze perché sono poco capibili. Beh, io l'altro giorno ho fatto un collegamento con una stalla che doveva essere ricostruita con i fondi per il terremoto. Hanno fatto 3 appalti diversi per la stessa stalla.